Bene, grazie. L'inaugurazione della Stroke Unit di secondo livello all'interno del DEA del San Matteo è il primo passo verso un approccio multidisciplinare per i pazienti che soffrono di malattie che possono essere gravemente invalidanti. Il reparto, che conta 12 posti letto, è il risultato della stretta collaborazione tra il Policlinico e la Fondazione Mondino, altro IRCCS, specializzato nella ricerca e cura delle malattie neurologiche. In queste stanze, i professionisti delle due strutture lavoreranno insieme per assistere i pazienti colpiti da ictus e ischemie che necessitano di un percorso di cura e riabilitazione. Abbiamo fatto questa integrazione vera tra professionisti di alta professionalità, di alto livello, del Mondino, neurologi, infermieri e operatori sociosanitari del Mondino, insieme a tutta la nostra struttura, al neuroradiologia interdentistica, la struttura che avevamo che già si occupava di ictus, gli infermieri eccetera di questa struttura, integrandola con quelle che sono la nostra attività clinica in generale, per cui il pronto soccorso, la neurochirurgia e così via, insomma. La Stroke Unit di secondo livello rappresenta in concreto una sinergia tra due IRCCS, quindi tra due istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, uno pubblico autorevolissimo, il Policlinico San Matteo, e l'altro privato, che ha una sua storia, una sua tradizione nell'ambito delle neuroscienze. Io sono assolutamente convinto che questa sinergia porterà un beneficio a tutta la collettività, sia sul piano scientifico che anche assistenziale. A pieno regime si calcola che l'attività possa toccare i 500 ricoveri all'anno, pazienti in arrivo dalla provincia di Pavia, ma anche dal resto d'Italia. Un grande risultato nato da uno sforzo comune, ha commentato l'assessore regionale alla sanità, Giulio Gallera. E oggi festeggiamo il fatto che l'IRCCS San Matteo, il nostro Policlinico San Matteo e il Mondino lavorano insieme, ognuno mantenendo la sua identità, ma tutto per il bene dei nostri concittadini su una tematica così importante e invalidante come l'ictus e le emorragie